Prendendo proprio spunto da queste considerazioni sulla contrattazione a livello aziendale, pensa che sia possibile individuare nel contratto nazionale dei modelli che permettano alle piccole imprese italiane di aderire a forme di contrattazione territoriale o comunque concordate su base aziendale senza dover necessariamente passare per un'ulteriore trattativa sindacale? Sì, io dico subito che ho una visione per natura ottimistica delle cose, quindi rispondo a questa domanda premettendo qual è il mio atteggiamento sulle regole. Le regole, ho detto l'onorevole Cassola, della legge, le regole della contrattazione collettiva. E vorrei rispondere alla domanda proprio partendo dall'accordo del novembre, l'accordo sulla produttività. E volevo leggere una riga, leggo solo una riga. Le parti scrivono che la contrattazione collettiva è uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività. Per perseguire la crescita della produttività e della competitività in Italia, perché per raggiungere obiettivi di miglioramento della produttività bisogna che la contrattazione collettiva riesca a contemperare le ragioni delle imprese e le ragioni del lavoro. Perché secondo me questa è un'affermazione di straordinaria importanza? Perché si attribuisce alla contrattazione collettiva una funzione che fino a qualche anno fa si sarebbe detta impropria, perché si sarebbe detto la contrattazione collettiva tutela gli interessi dei lavoratori. Invece si mette al centro della contrattazione collettiva l'incremento della produttività del lavoro. Guardate, non è una cosa indifferente. E mi ricordo, adesso senza dilungarmi tanto, che quando leggemmo nel 2001 il decreto 165 in materia di lavoro pubblico, dove si diceva che la contrattazione collettiva doveva essere motore per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, ci scandalizzammo perché diciamo: ma com'è possibile che il legislatore funzionalizza la contrattazione a un interesse dei datori di lavoro? Per noi la contrattazione andava nell'interesse dei lavoratori. Adesso questo accordo dice esattamente quello che diceva nel 2001 il legislatore sulla contrattazione collettiva del lavoro pubblico. La contrattazione deve essere funzionale a questa esigenza, quella di far crescere la produttività. È un impegno che le parti hanno preso. Si dice ma non ha firmato la CGIL. A mio avviso questa osservazione è rilevante ma non determinante. Perché quello che leggiamo qua è la stessa cosa che c'è scritto nell'accordo del 28 giugno del 2011, è vero che è stato firmato da Confindustria, ma è stato firmato anche dalla CGIL, sono scritte le stesse identiche parole e quindi vuol dire che la CGIL condivide, almeno nell'aspetto formale, questo obiettivo. Guardate, questo è il punto di partenza del nostro ragionamento. Adesso la domanda che ci dobbiamo fare è: quello che hanno scritto le parti, e io dico con questo passaggio un po' rapido, lo vuole anche la CGIL formalmente, perché se lo scrive nell'accordo del 28 giugno non può che ribadirlo in questa circostanza, poi fattori secondo me specifici non hanno portato la CGIL a firmare questo accordo, vuol dire che siamo tutti impegnati, tutti, dal sindacato alle associazioni imprenditoriali, alle imprese, ai lavoratori, a perseguire questo obiettivo. Forse ci siamo resi conto che senza l'incremento della produttività del lavoro il nostro paese va dove quelle statistiche interessantissime indicavano, quella linea che scendeva e poi ci diceva addirittura se ci fosse il calcolo dell'inflazione ci sarebbero due punti di discesa ulteriore, è impressionante. Se non si inverte quella e se tutti non collaboriamo per invertire quella, ma di che cosa parliamo? Allora questo accordo è fondamentale e questo accordo va in tre direzioni. La prima è quella di rimettere in ordine la questione degli incrementi retributivi. La seconda è quella che va nella direzione della flessibilità del lavoro e la terza va nella bilateralità. Allora quello che va detto per rispondere alla domanda è: ma
come facciamo ad andare da questi principi così chiari, così belli, alla concretezza delle soluzioni? E questo in effetti è un problema reale. Faccio due esemplificazioni. La prima, noi abbiamo avuto adesso questo DPCM sulla detassazione che è stato prima richiamato, che è un DPCM interessantissimo per un verso. Io, nonostante il mio ottimismo enunciato all'inizio, dico anche un po' preoccupante nella sua applicazione, perché non va in quella strada che è stata indicata molto bene nelle relazioni introduttive della semplificazione degli strumenti, e quando gli strumenti non sono semplici alla fine non funzionano. Quel DPCM è interessantissimo perché si fa un passo avanti in una direzione nella quale ci sono rilevanti responsabilità, se posso parlare in modo schietto e aperto, ci sono del sindacato ma anche delle imprese, perché per beneficiare della detassazione si appiccicava la detassazione a incrementi a voci retributive che con l'aumento della produttività avevano poco a che vedere. Questo si è fatto, forse andava anche bene in quel momento. Ora invece quel decreto ci porta a stringere fortemente l'incremento della produttività con le voci retributive. Poi c'è la complicazione, perché io adesso mi occupo di queste cose, ma quando ho letto il DPCM in quella seconda parte, che è interessante, dove si dice che le voci retributive collegate alla variabilità degli orari, alla gestione delle ferie, alla fungibilità delle mansioni determinano la detassazione, mi sono chiesto, ma come faranno quei poverelli che devono fare l'accordo e dare conto di questa cosa, quando poi il decreto ci dice che ci sarà un monitoraggio per vedere se le cose sono fatte bene? Quindi auguri a chi farà gli accordi in quella direzione. Ma il problema poi è quello che veniva posto nella domanda: ma come si fa a far funzionare la contrattazione collettiva in questa direzione? E qui ci sono due prospettive che si individuano: quella del contratto collettivo nazionale e quella della contrattazione integrativa. Allora, la contrattazione integrativa, come è stato detto, e probabilmente questo è uno, ce lo dicevamo prima, uno dei motivi per cui la CGIL non ha firmato questo accordo, pur condividendo lo spirito, l'impostazione iniziale, è che la contrattazione integrativa aziendale, quella che è in grado di rilevare la produttività che cresce, perché la produttività cresce nelle aziende, si può poi registrare a livello territoriale, ma cresce nelle singole aziende. Nello stesso distretto che possa avere un'azienda che incrementa la produttività del lavoro e un'altra che non incrementa la produttività del lavoro. Allora, come si fa di fronte a un settore nel quale, si è detto, esistono imprese di dimensioni occupazionali rilevanti, ma esistono anche piccole imprese? E qua bisogna andare, secondo me, in quella direzione. Cioè, bisognerebbe vedere se è possibile che il contratto collettivo nazionale faccia l'operazione che si è scritta negli accordi del 2009. Se voi ricordate gli accordi del 2009, quello di gennaio specialmente, sui principi della contrattazione, diceva che il contratto nazionale, per favorire la contrattazione integrativa, poteva individuare degli schemi, poteva individuare dei prototipi scritti nel contratto nazionale, che poi potevano essere recepiti attraverso una mediazione dell'accordo territoriale dalle singole aziende. C'è un esempio secondo me interessante nella contrattazione collettiva, è stato realizzato a Treviso, dove si sono fatti accordi nei quali si incrementa la produttività con uno schema che dice le aziende che non hanno il sindacato al loro interno, che detto chiaramente che non hanno grande voglia, ecco, io riprendo le parole, grande voglia di averlo, possono però avvalersi dello strumento della contrattazione collettiva, non soltanto per traguardare l'aspetto della detassazione, ma anche per avere flessibilità. E quindi questa possibilità di avere modelli contrattuali dentro il contratto nazionale che sono offerti
a chi ti vuole utilizzare, che spingono verso la produttività, è un'operazione possibile. Devo dire la verità, difficile ma possibile, ma tanto con le cose difficili la contrattazione si deve misurare. Cioè l'epoca dei contratti nazionali fatti per determinare gli aumenti retributivi e basta, è un'epoca completamente superata e in questo bisogna impegnarsi.